si è conclusa con numeri da record la 34esima edizione del torneo Guido Guidelli di basket giovanile riservato alle categorie Under 12, Under 13, Under 14, organizzato dalla scuola Basket Arezzo. 8 palasport coinvolti, 700 atleti partecipanti per un indotto di oltre 2.000 persone rimaste ad Arezzo per 3 giorni ed oltre, a dimostrazione che il turismo sportivo con i giusti presupposti può diventare una risorsa fondamentale per la città. Ce ne sono di manifestazioni che le società sportive organizzano, ma molte sono di un giorno solo, quindi il famoso tocca e fuggi è un turismo un pochino stretto. Noi siamo riusciti da 3 anni a mantenere ad Arezzo per 3 giorni, questa volta anche 4 qualcuno, circa diciamo 2.000 persone. Questo credo che sia una risorsa per veramente non solo per lo sport, per le società o per noi poco, ma più che altro è il fatto di... Io vi potrei far parlare con Walter Magnifico, un grandissimo giocatore di pallacanestro, mi ha detto ieri, io nel mio curriculum ho visitato tantissime città ovviamente, Arezzo purtroppo non l'avevo mai vista perché non c'era una squadra di basket di quelle dimensioni. Ha detto, io oggi sono stato ad Arezzo, è una città bellissima, aveva quasi gli occhi lucidi. Ecco, queste sono secondo me le cose più belle per un aretino vero, cioè perché allora lì spunta l'orgoglio di aver fatto una cosa vera sia per la tua società ma anche per la città. La serata di gala con le premiazioni delle squadre partecipanti, omaggiate tutte allo stesso modo come segno distintivo del torneo, ha visto la partecipazione di due mostri sacri del basket come Augusto Binelli e Walter Magnifico. Io con Gus abbiamo vissuto un'esperienza fantastica perché era alla conclusione dei mondiali, dei campionati del mondo del 1986 in Spagna. Coach Mike Fratello degli Atlanta Hawks, lui era stato scelto nel draft per Atlanta, io sono stato invitato a provare, abbiamo passato 10 giorni fantastici in America, è stata una bella esperienza. E poi quando ho giocato un anno con lui alla Virtus Bologna, dopo averne giocato i 19 a Pesaro, è stato un piacere, ma quando giocavo contro di lui era difficile da superare, con questa sua altezza per far canestro bisognava fare anche una fatica. Buonasera a tutti. Voglio fare anch'io i complimenti, ma soprattutto al presidente per l'organizzazione del torneo. Come ha detto lui, gli scontri non erano dei più facili, sia per me, anche per me, perché quando sei sotto canestro una cubatarella di qua, una cubatarella di là, ci si diverte sempre ed è sempre un po' difficile. Poi quando è stato un anno con me a giocare a Bologna, stiamo giocando insieme, le botte sono state tutti i giorni, prima erano 2 volte all'anno, dopo erano tutti i giorni. Venendo alla parte sportiva, nella gara clou della finalissima Under 14, la scuola basket Arezzo è stata battuta 69 a 62 dalla One Time Forlì.